Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi sono qui per un commento in merito alla nuova conferenza del dottor Stephen Greer che ha condotto qualche giorno fa al National Press Club di Washington. Per chi non lo sapesse, quella che è stata trasmessa in streaming e che ha raggiunto qualcosa come 1.300.000 visualizzazioni, il cosiddetto Disclosure Project, non è altro che una replica di un evento massivo avvenuto nel 2001. Il dottor Stephen Greer ha cercato di replicare quell'evento e ha nuovamente portato a testimoniare un sacco di insider militari di avvistamenti UFO e non solo. Siccome non ne ha parlato assolutamente nessuno in Italia, oggi vi spiegherò che cosa è successo e commento l'evento a modo mio. Il Disclosure Project è uno dei convegni più devastanti mai avvenuti in ambito UFO, l'ho sempre detto, no? L'ho scritto anche nel mio libro. Messo in piedi dal buon vecchio Stephen Greer il 9 maggio 2001 tramite l'omonima associazione The Disclosure Project al National Press Club di Washington. Di che cosa parliamo? Perché non tutti riescono a pesare determinati eventi, no? Ebbene, parliamo di un convegno dove sono stati nel 2001 chiamati a testimoniare alti funzionari del governo americano, militari di alto e basso rango, radaristi, tecnici, operatori e altri personaggi interni al governo sia in ambito militare che civile. Parliamo di alcuni insider chiamati a testimoniare la veridicità del fenomeno UFO, pronti addirittura a giurare al Congresso. Grazie a questo mega convegno rivelatore passato alla storia, vennero alla luce eventi devastanti e ampiamente documentati come l'incidente di Malmstrom, l'evento UFO del volo Japan Airlines 1628 e altri eventi molto compromettenti di carattere ufologico che presero di mira il cover-up governativo che aleggiava costantemente intorno al fenomeno. L'evento, cari signori, si è ripetuto e altri insider militari qualche giorno fa si sono recati al National Press Club per rilasciare la propria testimonianza. Non posso portare le testimonianze sottotitolate in italiano per problemi di copyright, ma comunque trovate il video su YouTube sul canale del dottor Stephen Greer. Allora, cosa è cambiato dal 2001? Non è cambiato niente. Aria fritta che vola nelle sale del National Press Club, perché, come abbiamo imparato con le nuove dichiarazioni dell'insider militare David Grush, puoi essere anche il capo dell'intelligence, ma se parli di eventi devastanti devi almeno, e dico almeno, portare una qualche prova che dia conferma del tuo racconto, no? Altrimenti portiamo avanti la retorica sugli UFO che non si smuove dall'ambito delle speculazioni dagli anni 40 e andiamo avanti, non trovi? Sono Tizio, ho lavorato nella base Tal dei Tali e durante una missione ho visto un UFO. Ecco, l'ex Marine Michael Herrera, che ha parlato qualche giorno fa al Disclosure Project 2, ha addirittura descritto in modo molto minuzioso un evento in cui durante una missione 14 anni fa in Indonesia vide un UFO in modo molto nitido a pochi piedi da terra. Addirittura ha riferito di aver anche fatto un video. È stato mostrato il video secondo te? Ovvio che no, ovvio che no. E grazie a questo io nel corso del tempo ho imparato a pesare parole ed eventi. Penso che siamo talmente avanti in ambito ufologico a livello mondiale, penso che abbiamo fatto passi talmente da giganti, penso che abbiamo ottenuto talmente tanti dati e tante prove assolutamente incontestabili a riprova del fatto che questi oggetti esistano veramente, che difendere a spada tratta testimonianze non accompagnate da prove danneggi la ricerca. Penso che siamo talmente avanti che adesso basta chiacchiere, ma ne ho abbastanza, basta chiacchiere, è dal 47 che si fanno parole, a me le parole non piacciono, adesso servono i dati, chiaro? Non hai i dati? Bene, quello che dici non può essere confermato e per me vale come un peto, ok? Questo approccio alla ricerca è lento e necessita di prove, impone di scalare i gradini della consapevolezza più lentamente, ma almeno questo modus operandi ti garantisce che quando sali non ti stai arrampicando sugli specchi. Ma eri te il primo che addirittura parlava alla grandissima del Disclosure Project nel 2001. Sì, perché anni dopo saltarono fuori i fascicoli e i documenti ufficiali rilasciati ai sensi del FOIA che parlavano di alcune testimonianze di quella conferenza. Perché, come provo a spiegare da tempo, saltarono fuori prove e dati a riprova di determinate testimonianze. E attenzione, neanche questo garantisce, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'evento in questione sia alieno o cosa, ma
perlomeno ci mette nella condizione, ci permette di analizzare i dati e di capirci qualcosa. Questo vuol dire che le testimonianze rilasciate nel nuovo Disclosure Project messo in piedi qualche giorno fa non siano interessanti? Assolutamente no, signori, nessuno sta dicendo questo. Sono devastanti, ok? Parliamo di insider militari che sono anche riusciti a portare determinate slide che rivelano presunti, attenzione, presunti progetti ultra top secret di retroingegneria presumibilmente aliena. Parliamo di eventi ufologici ripresi nelle zone di conflitto attive. Parliamo di oggetti non convenzionali ripresi dai militari di cui abbiamo la prova che non provengono dall'arsenale di nessun'altra potenza straniera. Parliamo di rivoluzioni energetiche in grado di elevare la civiltà umana ad una civiltà di tipo 1, se non di tipo 2 sulla scala di Kardashev. Parliamo della possibilità di ingannare la gravità, il tempo e i viaggi interstellari. Attenzione, non fraintendetemi. Ovvio, signori, ovvio che 3 ore e mezzo di conferenza sono una risorsa importante. Dico solo che però, finché non verranno provate tali testimonianze da dati empirici e replicabili, video periziati e quant'altro, molte di quelle testimonianze lasciano il tempo che trovano. E anche se non lasciano il tempo che trovano, metti caso che vuoi pesare in altro modo la cosa, oggettivamente, dobbiamo ammettere che nulla è cambiato. Chiaro? Per non parlare del dottor Greer, che, dai, diciamolo, ok? Con tutto il rispetto, ne ho anche scritto nel mio primo libro, parlando dell'influenza che ha avuto a livello internazionale negli ultimi 25 anni. Metto le mani avanti, sì, sono stato il primo a riportare in Italia il Disclosure Project del 2001 e a parlarne in una determinata maniera elogiandolo. Ma parliamo di un personaggino che vendeva un'app che a detta lui serviva per chiamare gli alieni, ok? Ecco, voglio dire, dovete sempre tenere di conto il fatto che il fenomeno vende. E anche se determinati video ti risultano come un boccone amaro da mandare giù, mi dispiace dirti che la verità fa questo effetto, ok? Avete visto che fece pure gli eventi con Demi Lovato, no? Ecco. Conosco personalmente chi doveva essere il suo ambassador in Italia, ok? E ti dico che questa persona molto, molto famosa in Italia che conosco e che mi ha parlato personalmente, mi ha detto che rifiutò di diventare l'ambassador di Greer in Italia perché venne a sapere cose assurde, chiaro? Roba di fuochi d'artificio e droni luminosi che facevano volare durante gli eventi dal vivo di CE5 negli Stati Uniti. Non so se mi spiego. Ecco. Occhio, va bene? Dico solo questo, occhio. Non dico che non sia rilevante il suo lavoro, attenzione, è molto, molto rilevante. Tanto di cappello per tutto quello che ha fatto negli ultimi 25 anni. E complimenti anche per la nuova conferenza che ha messo in piedi, veramente tanta roba. Ma siccome in questo mondo ci sono dentro a livello internazionale anch'io da qualche anno, il consiglio spassionato che ti do è quello di pesare bene personaggi ed eventi quando si parla di UFO, perché questo fenomeno vende e c'è un business dietro fra documentari negli Stati Uniti e televisioni che non te lo puoi neanche immaginare, chiaro? Ecco, per quanto la testimonianza tanto discussa dell'ex Marine Michael Herrera sia interessante, per quanto abbiamo un membro delle forze armate statunitense che parla apertamente del fenomeno e testimonia al mondo di aver preso parte ad un evento di questo tipo, il massimo che ti mostrano, a riprova della sua storia, è un disegnino dell'evento. Chiaro, non so se ci capiamo, è un disegnino. Se chi di dovere se la prenderà male, mi dispiace per lui, ma un disegnino non basta quando ci troviamo di fronte ad eventi così complessi, chiaro? Vorrei ricordarvi, e lo faccio spesso questo esempio, ma lo continuerò a fare, vorrei ricordarvi che abbiamo oggetti sulla Terra come il RAF Flying Deals, che è in grado di rilevare e monitorare lo spostamento di oggetti grandi come una lattina di Coca-Cola a 5.000 km nello spazio, ok? E però vengono mostrati disegnini. Voglio dire, dai, sarai con me che c'è qualcosa che non quadra, non trovi? Possibile che l'intelligence che monitora da remoto le missioni dei Marines, in questo caso con droni, radar, satelliti e quant'altro, non abbia ottenuto prove per quanto riguarda l'avvistamento di Herrera? Possibile che si parla sempre di video e foto e quando devono saltare fuori in conferenze aperte di questo tipo, che, dai, ve lo ricordo, non sono eventi governativi e quindi limitati, ma conferenze totalmente aperte, non pilotate da nessuno, non salta mai fuori la prova delle prove? Cosa che glielo impedisce? Voglio dire,
Ormai non siamo più negli anni 80, con lo stigma associato al fenomeno, no? Ormai esiste anche un ufficio UFO pubblico al governo americano che indaga apertamente e pubblicamente su determinati eventi ufologici. Perché io non vedo altro che aria fritta? Sarò cinico, sarò quello che ti pare, ma perdonami, finché non verranno portate prove rilevanti a sostegno di determinate testimonianze, nessuno può difenderci dal debunker di turno che dice sono tutte speculazioni infondate. Se lo dici di determinati eventi ufologici, ci sono documenti su carta intestata che provano assolutamente al di là di ogni ragionevole dubbio che un determinato evento è avvenuto perché riportato nei record storici delle forze armate seguentemente declassificati, e questo basta a smentirli, ma per testimonianze aperte di questo tipo invece non ci sono sufficienti dati da valutare. Il funzionario dell'esercito Steven Digna testimonia un altro incontro incredibile durante la nuova conferenza e parla di un incontro in prima persona con un'astronave triangolare che orbitava a pochi metri da terra durante un'operazione nel deserto. Anche qui disegnino, e poi parla di un altro evento in cui addirittura riuscì a toccarla, cioè capito, orbitava a pochi metri da terra e lui riuscì a toccarla. Disegnini creati dal team del Disclosure Project. E non si riesce a fare il passo successivo, ossia quello di portare prove al di là di ogni ragionevole dubbio che provino tali testimonianze incredibili. L'ex ufficiale dell'esercito DC Long addirittura non parla neanche di un evento in prima persona, ma parla di suo padre, un appaltatore della difesa che si dice abbia conosciuto persone molto rilevanti che gli hanno confermato programmi di retroingegneria aliena. Ora, scusate l'ignoranza, lo scetticismo e quant'altro, ma questo basta? Perché se basta, cioè me lo dite e comincio a fare i gameplay di Fortnite, ok? Ecco, non basta, ok? Non basta, mi dispiace ma non basta, divulgo il fenomeno UFO da anni e ti dico che non basta. Quattro paroline in croce, capito? E a differenza del Disclosure Project del 2001, non ci sono neanche sufficienti documenti in grado di provare tali eventi. Per me sarebbe stato facile, no? Impostare questo video in modo totalmente diverso, ma invece penso che il sensazionalismo non porta da nessuna parte. E non mi vergogno a dire che molto spesso l'ho imparato sbattendoci direttamente la testa numerose volte nel corso della vita del canale, e sono diventato più saggio e più critico. Di prove, in questo nuovo Disclosure Project, non ne porta nessuno. Eric Hacker, presunto appaltatore della Raytheon, presunto, perché fino a prova contraria nessuno ha analizzato e divulgato ufficialmente il curriculum di queste persone, quindi Eric Hacker, presunto appaltatore della Raytheon, l'azienda di tecnologie avanzate per la difesa americana, dice che il Polo Sud è un hub di controllo del traffico aereo per gli alieni, capito? Sono state fatte affermazioni piuttosto fuori luogo durante la conferenza, ma quella relativa alla stazione Amundsen Scott South Pole le batte tutte. Hacker ha affermato che nel 2010 la Raytheon, il conglomerato aerospaziale della difesa degli Stati Uniti, lo ha scelto come appaltatore del centro di ricerca gestito dalla National Science Foundation, e ha affermato che la stazione in realtà operava come un centro di controllo del traffico aereo per gli UFO e comunicava con velivoli esotici inviando raggi di neutrini nello spazio. Hacker non si è fermato qui, è andato anche oltre parlando di moduli ottici digitali sepolti un miglio sotto la superficie del ghiaccio. Afferma che sono stati sepolti per rilevare le interazioni dei neutrini pur essendo abbastanza profondi da non interferire con le letture delle radiazioni. Ha anche detto di aver visto personalmente un potente laser verde puntato verso il cosmo. E quello che mi chiedo è questo. Apri bene le orecchie, Ascoltami bene e cerca di non fraintendere. Per quanto tutte queste informazioni potrebbero essere informazioni al 100% veritiere, informazioni devastanti in ambito ufologico in grado di scrivere la storia, per quanto io non sia nessuno per smentirlo, mi chiedo umilmente, nella mia ignoranza, facevi parte di tutto questo? Hai fatto parte di tutto questo per anni e non sei riuscito a sottrarre neanche un documento? Non hai avuto la preoccupazione di assicurarti una prova in tutti questi anni per i posteri, per assicurarti che qualcuno credesse alla tua incredibile storia?
Possibile che l'unica cosa che abbiamo in merito a queste affermazioni sia un disegnino fatto con il lapis? Penso che non devo aggiungere altro, vero? Stendiamo un velo pietoso, ok? Stendiamo un velo pietoso. Io penso che sia giusto anche essere critici, penso che sia intelligente dare il giusto peso alle cose e interessarsi nel voler ottenere i dati di questo fenomeno così controverso. Sappiamo per certo, signori, per certo, grazie a documenti ufficiali di intelligence, che i satelliti spia del National Reconnaissance Office hanno triangolato UFO sigariformi nello spazio. Ed è a quei dati che dobbiamo puntare con occhio critico e giudizioso. E tu, che idea ti sei fatto? Che cosa ne pensi della conferenza? Verranno portate prove in seguito che confermeranno tali dichiarazioni? Noi tutti ringraziamo il dottor Steven Greer e rimaniamo in attesa. Vi ringrazio per essere stati con me e vi invito, qualora il video vi fosse piaciuto, ad aiutarne il posizionamento nei consigli della piattaforma con un semplice like. Vi abbraccio fortissimo, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando al prossimo episodio. Adieu!